La radio ne parla. Buongiorno, dunque, da Ilaria Sotis. Davvero oggi ci fa piacere mettere insieme tante voci che ragionano, che lottano contro lo spreco del cibo. Cello Fiore, direttore generale FIPE Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Buongiorno. Senta, peraltro noi siamo molto contenti perché in questi giorni si sta discutendo una legge, siamo credo a delle battute decisive proprio per la lotta allo spreco alimentare. Ci vuole dire qual è il peso dei pubblici esercizi, quanto si potrebbe fare, quanto vorreste fare per contrastare appunto questo dato che ricordava Segre, quanto incide sull'economia, sull'ambiente e anche sulla tenuta, diciamo, della società. Fiore. Ma certo, allora, innanzitutto voglio dire che ieri c'è il dibattito in aula del testo unificato di risultanti dagli emendamenti approvati di norme per la mitigazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Sono una serie di disegni di legge presentati da tutti i partiti che hanno portato un testo unificato e che stanno andando avanti in modo estremamente spedito. E questo perché? Perché c'è l'esigenza sia della produzione che soprattutto della ristorazione di avere un sistema certo per poter eliminare tutti questi sprechi. Eliminarli come? Beh, noi abbiamo un grosso problema come ristorazione, ovvero sia non sappiamo quanta gente verrà a mangiare da noi. Tenete presente che il fuori casa rappresenta circa 70 miliardi di volumi d'affari, di cui il 95% agli esercizi aperti al pubblico e il 5% alla ristorazione collettiva. Bene, a questo punto io cucino, non so se verrà gente, se per Pasqua compro 10 capretti e poi piove, questi 10 capretti me li trovo cotti ma non venduti, e quindi noi come ristorazione abbiamo un grosso problema di definire bene un tracciato per far sì che tutto questo ben di Dio non finisca nel secchio. Non finisca nel secchio che significa? Significa uno ridurre gli sprechi alimentari, ma soprattutto ridurre l'incidenza dei rifiuti, perché anche la riduzione dell'incidenza dei rifiuti è importante quanto la riduzione degli sprechi alimentari. Questo disegno di legge ci viene incontro perché recepisce alcuni emendamenti voluti dalla federazione che semplificano tutte le procedure burocratiche. Perché ce ne sono di procedure burocratiche, vero Fiore? Moltissime, soprattutto il profilo fiscale, perché in teoria giustamente lo Stato si preoccupa che non dica io ho distrutto 5 tonnellate di merce e poi le ho vendute queste 5 tonnellate di merce al nero, mentre invece distrutte è un'altra questione. Allora ci sono comunicazioni, bolle d'accompagnamento e quant'altro. Bene, questo disegno di legge ha intelligentemente semplificato grandemente le procedure burocratiche, ci consente quando diamo il cibo, che vi posso dire, penso alla pasticceria, oggi come oggi devi dire 10 paste, 10 bignè alla crema, 10 bignè con la frutta, 10 tutti di pasta, e con il circuito potrò scrivere 20 kg di bignè. Teniamo presente che il pubblico esercizio, ristorante, pasticceria, bar, è dovunque in Italia, ce ne sono 300.000, quindi in un piccolo paese non c'è il GDO, o non ci sono altri. La GDO è la grande distribuzione. Esatto. Che cosa succede? Che magari c'è una casa famiglia e di fronte c'è una pasticceria. Ed è quello, praticamente questo è istituzionalizzare appunto l'idea che ha avuto Andrea Segre con il Last Minute Market, il quale inizialmente raccoglieva il cibo che era in scadenza dei supermercati e veniva portato presso le mense e poi via via ha allargato i suoi interlocutori il Last Minute Market, anche perché purtroppo, e questo lo vogliamo segnalare subito, uno degli elementi di maggior spreco è proprio all'interno delle mense scolastiche. Per cui Marcello Fiore, direttore generale FIPE Confcommercio, lei ci ha dato un dato che nelle mense scolastiche ben il 50% degli alimenti viene buttato. Questa legge attorno alla quale si sta ragionando dovrebbe intervenire anche su questo, Fiore? Ma certamente, perché con questa legge si semplificano tutte le procedure da un lato, e dall'altro vorrei ricordare, lo dice anche il professor Segre, che in questi giorni il Ministero della Salute ha
validato il manuale HACCP per il riciclo del cibo. Adesso abbiamo delle norme certe in base alle quali si riesce a capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Perché questo è un tema, e su questo torno da Emilio Ferracci.